dicono gli inquirenti. Ma che cosa si scatena nella mente di un uomo quando non c'è un movente? E soprattutto il fatto che le vittime siano due bambini e un anziano, soggetti fragili, è un caso? No, guardi, credo non sia un caso e credo che rubricarlo senza un movente in realtà sia anche un po' scorretto sotto il profilo tecnico. Qui parliamo di un soggetto che ha delle problematiche di interesse psichiatrico, mi pare evidente, che sono state sottovalutate, che aveva già mostrato una scarsissima tolleranza alla frustrazione, si è mostrato molto aggressivo nei confronti delle altre persone presenti in diverse occasioni, mostrando anche un'arma con cui rientrava in casa, quindi non si comprende come è possibile che chi era con lui non si sia reso conto che la disponibilità di quell'arma ce l'avesse, come, visto che hanno registrato diversi altri episodi. Evidentemente un soggetto che ieri ha sperimentato l'ennesima frustrazione, anche banale, letta da noi, ma è per lui evidentemente, viste le condizioni psichiche, banale non era affatto, e quindi è uscito di casa con il preciso obiettivo di sfogare questa distruttività nei confronti di soggetti possibilmente inermi. Quindi non è un caso che abbia scelto due bambini e una persona anziana che sopravveniva peraltro per cercare di difendere quei due bambini. E quindi diciamo che... ripeto, è una tragedia annunciata questa, signori, avete pazienza. E quindi i segnali c'erano. In questo caso, più di quelli, guardi, ogni volta puntualmente che succedono cose di questo genere, si ricorderà la vicenda di Guidonia di qualche anno fa, ci imbattiamo in soggetti che avevano disponibilità di armi e che erano più o meno noti. Ora vedremo se c'era una segnalazione formale o se c'era in qualche modo una segnalazione informale. Poco cambia sotto alcuni profili, diciamo, anche se non c'erano denunce in maniera specifica e formalizzate, di fatto che questo signore avesse problemi psichici e che avesse la disponibilità di un'arma che nessuno aveva appurato fosse una scacciacani o altro, e la cosa è rimasta assolutamente ingestita fino alla tragedia di ieri, francamente ritengo che sia comunque uno scenario estremamente critico. Spesso si parla in questo periodo, anche pensando ad altri fenomeni come le risse, per esempio nei centri storici delle città dei più giovani, no? Come una conseguenza di questo lungo periodo in casa, può diventare anche un alibi. Ascolti, non è il lockdown o la pandemia che hanno scatenato in un soggetto del genere problematiche di questa portata. Queste le problematiche ce l'ha probabilmente già dall'adolescenza, insomma. Non sono state gestite, non sono state trattate nella maniera corretta, non è stata intercettata la sua pericolosità in maniera, diciamo, coerente col quadro personologico. Questo è un problema diverso, ma non certamente non è la pandemia o il lockdown che ha scatenato questa situazione, probabilmente l'ha peggiorata, certamente questo è possibile. Senta, in futuro cosa si può fare per evitare qualcosa del genere? E io penso a quei vicini che ora dicono: abbiamo visto nei mesi passati l'uso delle... cosa si può fare? Guardi, l'unica strada per questo tipo di soggetti, proprio perché sfuggono alle maglie del controllo sociale formale, istituzionale, perché mi pare di capire che non fosse neanche segnalato dai servizi e non fosse neanche in cura presso il centro di salute mentale, quindi queste sono informazioni al momento in fase di verifica, ma questo ho sentito, quindi questo riporto, vuol dire che i vicini, cioè le persone che sono al corrente che c'è qualcosa che non quadra, hanno un ruolo determinante, sono delle sentinelle preziose, se non si attivano loro e pensano che qualcun altro lo faccia, purtroppo abbiamo capito che tipo di finale ci attende, ci siamo, per cui se vedete qualcuno che ha problematiche psichiche, non è che ci voglia moltissimo, perché qui erano abbastanza eclatanti, non è che ci vuole una laurea in psicologia o psichiatria per riuscire a comprenderlo, e addirittura gira armato, non fermiamoci a dire ma forse è una scacciacani, ma forse non è proiettile, perché voi non lo sapete. Denunciamo. Quindi se ci sono situazioni del genere, mettiamoci nome e cognome, mettiamoci la faccia e facciamo una segnalazione. Probabilmente se fosse stata fatta coerentemente oggi qui non saremmo a piangere. Grazie, Roberta Fuzzone. Più utile. Grazie, grazie. E noi torniamo adesso al Subiaco.